Lisa è stata adottata a 5 anni e mezzo in Ucraina e peraltro era una bambina che risultava sana, quindi abbiamo comunque adottato due bambini, uno dei quali aveva, secondo la cartella che ci era stata sottoposta, gli esiti di un'epatite, mentre Lisa era la sorella sana, quella in buona salute. E devo dire che nel corso degli anni, come forse ho già detto prima, non ha mai avuto problemi, è stata sempre una bambina socievole. Abbiamo aspettato tanti anni per adottare questi bambini e ci sembrava di aver coronato il nostro sogno quando sono arrivati. Soprattutto è stata una bambina sempre allegra, è stata un'adolescente sempre allegra e positiva, si è sempre fidata di tutti. E anche noi siamo stati forse poco aggressivi nei confronti della società che non ci ha mai dato troppa attenzione. Entrare in un ospedale come questo significa diventare dei numeri. Elisabetta, nostra figlia Lisa, è stata ricoverata ormai quasi 2 anni fa perché è affetta da una malattia probabilmente a base autoimmune che si definisce anemia plastica, ovvero sia le cellule del suo midollo osseo non erano più in grado di replicarsi. Questo può comportare dei problemi importanti come il difetto nella produzione di globuli rossi e di altre cellule. In pratica lei il sintomo più grosso che ha manifestato sarà la mancanza di piastrine, quindi il suo corpo si è ricoperto di lividi in maniera sospetta. Adesso racconto. Allora, tutto è partito perché io sono andata in monopattino. Non ci andate, ma vi faccio vedere perché. Sono caduta, mi è venuto un ematoma enorme. L'ematoma è questo. Anche questo e questo. Poi sono andata dal medico e mi aveva detto che dovevo usare una crema, però non ha funzionato tanto. Quindi poi ho fatto degli esami del sangue e si è scoperto che avevo tutti i valori bassi, comunque soprattutto piastrine, globuli rossi e globuli bianchi. Dopo un mese e mezzo che io sto qua da un mese e mezzo, si è scoperto che io ho la plasia midollare, dovrò fare un trapianto di midollo e poi potrò andare a casa. E quindi è stata ricoverata per accertamenti e per un soccorso che avrebbe dovuto essere una trasfusione, così come mi aveva consigliato di fare il direttore del laboratorio di analisi che le aveva fatto l'emocromo, ed invece si è risolto in 52 giorni di reclusione all'interno di questo ospedale. Siamo stati settimane senza sapere che cosa Lisa avesse, quali fossero appunto le loro strategie. E le facevano continui prelievi di sangue, ma di fatto non si andava da nessuna parte, soprattutto non le è stata somministrata nessuna terapia per quello che sembrava essere il suo male. Veniva semplicemente tenuta legata a letto con la solita somministrazione di antibiotici e antifungini. Sono stati giorni terribili perché purtroppo non riuscivamo ad avere un rapporto chiaro con i medici. Erano sempre molto evasivi, non riuscivamo ad avere contatti né con i responsabili né con chi materialmente stava facendo la strategia diagnostica e poi terapeutica di questa malattia. Un venerdì venni deciso per portarla via perché le cose iniziavano a non piacermi, fui minacciato dalla dottoressa che il bambino Gesù in caso si sarebbe rivolto al giudice per levarci la patria potestà. Come ha preso questa minaccia? Qual è stata la sua risposta? Io purtroppo ho ceduto, dico ovviamente purtroppo, perché ero contornato da tutte persone che consistentemente mi sconsigliavano o mi minacciavano. Quando la psicologia di chi entra in un ospedale, dei genitori e del paziente è sempre tale per cui il distacco e la, tra virgolette, ribellione è sempre una cosa molto complicata e molto difficile, quasi rivolta contro se stessi, perché uno si affida ai medici, si affida all'ospedale. Sogno di volare, ma ora ti prego mi porti al mare, qualsiasi posto purché sia altrove, dove non servono più le parole. La diagnosi ci è stata data verbalmente da un medico che era diventato il nostro referente perché avevamo delle conoscenze comuni.
ci ha comunicato la diagnosi durante un suo turno di guardia alle 10:30 di sera al buio nel padiglione Sant'Onofrio, dove poi praticamente Lisa è stata purtroppo portata a morire con un trapianto sbagliatissimo. Mi chiedevi che cosa sono state le 2 settimane dopo il trapianto di midollo. Innanzitutto la cosa più scioccante è stato il trapianto vero e proprio. A partire dalla giornata precedente, quando veniamo chiamati da una dottoressa molto giovane, spaventatissima, che ci comunicava, diciamo, di dover sottoporre Lisa ad una plasmaferesi per eliminare il titolo anticorpale avverso un gruppo sanguigno diverso, che era il gruppo sanguigno della donatrice. E quindi abbiamo capito che c'era qualche cosa che non andava. Lisa ha comunque è stata sottoposta ad una plasmaferesi, ma non è bastata per abbattere il titolo anticorpale, perché infondere un midollo con un sangue di gruppo incompatibile significa avviare una persona a morte certa e tra atroci sofferenze. La cosa che, diciamo, segna le mie giornate e mi sveglia durante la notte ed è per me una sorta di, come dire, di ferita sempre aperta, è il ricordo di queste 13 lunghissime ore dell'infusione del midollo, che sono state segnate da grida di dolore, come se fossimo in un film horror. Addirittura Lisa è svenuta durante l'infusione per il dolore, che è stato, diciamo, combattuto in maniera, improvvisata, forse è il termine esatto. E quindi ho dei ricordi bruttissimi anche dei giorni seguenti, perché da allora Lisa ha cominciato a soffrire in maniera via via maggiore, perché si sono manifestati tutti i segni di questo errore, a partire, diciamo, dal versamento di liquido pleurico cospicuo che si era formato. Lisa, diciamo, diceva di avere sempre dolori al petto, al fianco, dietro la schiena, è stata sempre seduta, passava la giornata mettendole, diciamo, delle borse di acqua calda per lenire il dolore, che comunque era sempre fortissimo, aveva dei forti mal di testa, ha avuto, diciamo, diversi malori durante gli ultimi giorni della sua vita. Quindi io mi ricordo questa ragazzina con questo casco montato in maniera quasi ridicola, con un sondino nasogastrico e con ovviamente difficoltà respiratorie che avremmo avuto nel suo caso erano scontate, ma io ogni volta che mi sveglio la notte, che magari ho raffreddore, che non riesco a respirare, che ho fatto brutti sogni, mi ricordo questa scena e mi immagino quanto può aver sofferto, che senso di soffocamento può aver avuto, ed è stato soltanto l'esito di una serie di giornate terribili che ha dovuto vivere mentre continuava a chiedere: mamma, quando posso uscire da qui? Mamma, organizziamo la mia festa dei 18 anni, perché siamo entrate con il massimo dell'ottimismo per questo trapianto di midollo. Le cause di questo insuccesso, nella nostra opinione, non solo da quanto abbiamo appreso ultimamente, è stato il frutto di una serie di eventi, di scelte sbagliate, di superficialità, di scelte più o meno ciniche che hanno portato alla infusione di praticamente di un litro di midollo, compresi gli eritrociti. Il problema è che questi globuli rossi erano incompatibili con il gruppo sanguigno di Lisa. Anche, diciamo, le persone non esperte del campo sanno che questo porta a un'emolisi massiva, che porta a morte il paziente in pochi giorni, in poche settimane, ed è quello esattamente che è successo. In 2 settimane dal trapianto del midollo osseo Lisa è morta con grandi sofferenze. Non riuscirò più ad avere un'ora di tranquillità nella mia vita, pensando a quello che mia figlia ha vissuto dentro queste mura. E anche per questo dobbiamo andare avanti. Anche per questo stiamo facendo questo lavoro così sgradevole e così doloroso. Io sono convinta che nostra figlia poteva avere
comunque un destino diverso, ma soprattutto sono convinta che se questa struttura continua ad operare nel monopolio, ogni leggerezza che commette non viene corretta, e quindi entrare qui dentro significa correre rischi, non riuscire a seguire l'operato dei medici, non avere diritto a farlo. Significa rischiare ogni momento un errore fatale. Il PM ha deciso di chiedere il rinvio a giudizio per tre medici che sono stati protagonisti, ciascuno nel proprio campo, delle scelte che ha subito Lisa. In particolare uno era il responsabile, diciamo, del reparto, un altro era il responsabile della trapiantologia e un altro, se non sbaglio, lavorava nel reparto delle plasmaferesi. Insomma, diciamo, tutti i vari passaggi che necessitano affinché un trapianto di midollo osseo possa avere successo. Mi interessa soprattutto che queste cose terribili che sono successe ai nostri figli non accadano più a nessuno. Noi non siamo particolarmente interessati affinché vengano puniti col carcere, o il carcere poi non ci va a finire nessuno in questi casi, ma in maniera esemplare i medici che sono stati accusati, magari, come dire, ci piacerebbe che qualche corso di perfezionamento e di aggiornamento lo facessero affinché queste cose non succedano più. Tutto questo sforzo che noi facciamo è affinché non succeda mai più una cosa come questa.